Ciao ragazzi, sono Anthony, o più o meno come ormai mi conoscevate prima, Omega. E allora, ho deciso di fare questo video per un paio di motivi. Il primo è che tanti di voi sono stati un po' confusi perché mi hanno detto: ma che sta succedendo? Perché cosa sta succedendo nella tua vita? Che cambiamenti? Allora, faccio questo video un po' per illustrarvi un po' quello che è stato il mio cambiamento da quando ho aperto il mio canale nel 2014 fino ad oggi, in modo tale anche che posso spiegarvi un attimino quelli che sono stati i miei desideri, i miei cambiamenti e via dicendo. Allora, come tutti sanno, nel 2014 ho aperto il mio unico canale YouTube, che è anche conosciuto come Omega, mi conoscete in tantissimi. Però non tutti sanno, d'altronde, che nel 2014 io ho iniziato a studiare anche trading, ok? E purtroppo questa cosa non la sapeva praticamente nessuno, perché era come un hobby che coltivavo, e siccome all'epoca, per essere ancora un ragazzino, si conosceva poco, diciamo che era una cosa che tenevo più per me, perché, cioè, sapete com'è, andare a dire alle persone faccio trading non vieni preso seriamente, ok? Quindi cosa ho fatto? Innanzitutto ho cominciato ad andare a scuola, a popolare una cosa, e nel frattempo coltivavo le mie due passioni, che erano YouTube e trading, ok? Quindi fare lo YouTuber e il trading. Man mano che gli anni passavano, sia per YouTube sia trading, ho fatto dei progressi, no? Tant'è che poi, andando avanti, ho iniziato la mia carriera da YouTuber, è andata sempre meglio, ho iniziato a raggiungere i 100.000 iscritti, poi i 200.000 e poi i 300.000, fino ad arrivare ai quasi attuali 400.000. Infatti grazie ancora che ci siete, perché mi fa piacere che mi supportate, ok? Fino all'attuale 2022, che siamo quasi 400.000, ok? Quindi mentre io facevo la mia carriera da YouTuber, che poi in realtà non lo era, perché il mio primo intento è sempre stato questo, è stato questo il mio hobby, non questo. Nel frattempo, quindi passava il 2017-18, io ho iniziato a studiare tantissimo, ok? Ho iniziato ad applicarmi, a cercare di testare, ho fatto tantissime cose, ho iniziato perlomeno da solo, ok? Quando sono stato abbastanza stupido, diciamo, da questo punto di vista, perché ho iniziato da solo. Ho iniziato con uno strumento finanziario che si chiamano opzioni binarie, molto ovviamente nessuno di voi lo saprà cosa sono, però è stato parecchio tempo fa. Fin quando sono arrivato, torno al 2017-2018, quindi questa data qua, che ho iniziato a studiare le valute, quindi l'euro, la sterlina, il dollaro, lo yen giapponese e via dicendo, ok? Quindi man mano la mia apprensione, il mio bagaglio culturale cresceva, ok? Fino ad arrivare a fare i miei primi guadagni, come 500 euro in una giornata, metto un day, fino anche ad arrivare quest'oggi ad aver fatto tantissimi tantissimi soldi. Ma perché? Perché ho iniziato da quando ero piccolo, ok? Perché una volta nel 2014 mi uscì un annuncio scam, ok, dove mi veniva scritto: impara a fare trading e ti diciamo come fare, impara a diventare ricco dopo un giorno. Tant'è che la prima volta persi, me lo ricordo, tra 2014 e 2015, quindi tra questi due anni, persi la cifra di 3.000 euro, ok? Così guadagnati dal niente, ok? Praticamente presi e buttati. Ed è stato qui che mi sono incuriosito e ho detto: ma può essere che tutto qui? Non c'è anche altro? Così ho iniziato a studiare, cosa più importante, a formarmi, e già a 14 anni ho pensato, che sicuramente pensate anche voi, ora sicuramente voi pensate a giocare, a vedere video su YouTube, andare a scuola. Però vi faccio una domanda, diciamo, se avete 9-10 anni avete tutto il diritto di divertirvi, e comunque sono veramente orgoglioso di essere stata la vostra infanzia, e ragazzi, veramente, grazie per avermi seguito. Però se già avete 14-15 anni, io inizierei a pensare, come ho iniziato anch'io nel 2014, come posso iniziare a inoltrarmi, cioè andare avanti per il futuro, ok? Con un unico modo. Pensare all'epoca, ovvero il trading, ok? Perché il trading è stato il business che più mi è piaciuto e che quindi ho deciso di affrontare. Quindi, se voi in questo, diciamo, in questa fase della vostra età, avete 14-15 anni, iniziate a pensare: ma quando io sarò grande, ok, cosa voglio fare? Ok, voglio fare lo chef, il cuoco, voglio fare il geometra, voglio fare l'imprenditore, non so cosa volete fare. Però pensate anche che molti di questi lavori vi erogheranno veramente la vita, cioè vi sfratteranno proprio dal tempo libero. Come si può risolvere questa cosa? Con un'entrata in più, che non deve essere per forza il trading, attenzione, cioè può essere anche
dropshipping, che è un altro business, Amazon FBA, affiliate marketing, tutto quello che volete. Però io, parlando per me, iniziate a pensare, se io adesso ho 14-15 anni, ok, quindi ve lo faccio qui, 14 anni io avevo, quando ho iniziato, se io adesso ho 14 anni, come posso fare qualcosa di più già da adesso? Iniziando a studiare, ok, questo punto qua, quindi poi passai allo studio. Iniziando a studiare, ho testato, ho avuto i primi risultati, fino a far diventare questo un vero e proprio lavoro, ok? Ovviamente ancora adesso studio, faccio università, faccio un sacco di cose, però questo è il mio primo lavoro. Quindi voi a 14 anni pensate, ma io cosa voglio fare nella vita? Voglio stare rinchiuso 12 ore lì, 15 ore lì, 8 ore al giorno, no, 15 sono troppe, 8 ore in un giorno in una fabbrica a fabbricare materassi, cuscini, pietre, non lo so che cosa fabbricate, cuffie, non lo so. Voi direte, ma Anthony è presto, Omega è presto. Sì ragazzi, ora è presto, ma vedrete che in un lampo avrete la bellezza, vi parlo della mia situazione, 24 anni, e dovrete decidere che cavolo fare della vostra vita, ok? E sono sicuro che non vi vorrete trovare a fare qualcosa che non vi piace solo perché avete scelto troppo tardi. Se iniziate da subito a studiare, la cosa più importante, e a formarvi, piano piano potreste avere ottimi risultati, esattamente come ho fatto io. Ora, ripeto, non è che adesso per forza il training, se fate un altro business e andate bene, avete tutta la mia stima, ok? Quindi vi stimo veramente tantissimo se riuscite a fare una cosa del genere come ho fatto io. Ma iniziare a 14 anni è la cosa più importante, perché si inizia da quando si è piccoli. Se voi iniziate a studiare da quando siete piccoli, iniziate a investire da quando siete piccoli, provate a chiudere gli occhi e immaginarvi tra 20 anni, quando non dovrete fare chissà che cosa per lavorare, perché queste cose si sentono, ma in realtà sono vere, ci sono persone che lo fanno, io ancora non ci sono arrivato, spero di arrivarci presto, che non avranno bisogno di spezzarsi la schiena 12 ore al giorno per arrivare a fine mese così, stringere la cinghia. Ok, magari lo fanno anche i vostri genitori. Quanti dei vostri genitori non riescono ad arrivare a fine mese? Vorrete fare la stessa fine? Pensateci, voi volete fare la stessa fine? Se la vostra risposta è no, cazzo, pensate da adesso a costruirvi qualcosa di concreto. Pensate a fare come ho fatto io. Se mi stimate e mi seguite, perché ho fatto lo YouTube e ho fatto la vita reale, che sicuramente vi ricordate, con Ronaldo Junior e Cristiano Ronaldo, ok? Sicuramente vi è piaciuta. Adesso seguitemi su questo punto di vista per cambiare la vostra vita, ok? Perché io posso insegnarvi, ovviamente ci sono dei percorsi che io faccio, ho già una società, abbiamo già oltre 1000 studenti che sono dentro, quindi una bella realtà. Insegniamo come poter fare esattamente quello che ho fatto io quando ero piccolo, in modo tale di arrivare a 24 anni, gli anni che ho adesso attualmente, e non avere problemi, e poter fare quello che voglio, quando e come voglio. Certo, non è che mi compro una Lamborghini, uno yacht così, però sono sicuramente sopra la media, capite? Quindi pensateci bene, se a questa età iniziate veramente a pensare al vostro futuro, avrete sicuramente un modo per non finire come il 90% delle persone, o come magari purtroppo come succede anche ai miei genitori, ai vostri genitori, che sono costretti a fare di tutto pur di essere presenti nelle nostre vite e accontentarci. E questa è una cosa molto importante che secondo me che dovete provare a riflettere. Comunque in descrizione ragazzi trovate tutti quanti i link dei miei percorsi, che ovviamente, ripeto, sono a pagamento, ma che sarà un investimento per il vostro futuro, ok? Il vostro futuro che arriverà prima o poi, cioè ecco perché ho detto non pensate sì ma tanto è presto ancora, no, non è presto. Se avete 9-10 anni io vi dico divertitevi, però quando iniziano ad arrivare i 14-15 anni, che già avete il modo di intendere, di volere, pensate a cosa deve essere il vostro futuro e come lo volete costruire, perché altrimenti vi ritroverete, ve l'ho detto, come il 99% delle persone che non sanno come fare per tirare avanti o per non riuscirci. Invece se voi risparmiate già adesso 20 euro mo, poi inizio a studiare, poi mi faccio un corso, poi così come ho fatto io ho buttato tanti soldi in formazione, a volte inutili, a volte buoni, però ho avuto comunque i risultati. Quindi cercate bene di fare focus sul vostro futuro e dire ma io voglio fare come Anthony, come ha fatto Omega, che ok, ha fatto lo YouTuber, ha fatto una cosa che gli piaceva, però poi YouTube non è che l'ho eliminato ragazzi, semplicemente non ho più tempo, pochissimo tempo, però i dei video su YouTube sicuramente li metterò, e se mi seguite mi farà anche piacere, anche se non farete i miei corsi, anche mi fa piacere anche se mi seguite. Ed è il trading adesso il mio principale strumento.
di guadagno e anche per comunque andare avanti per una prospettiva futura. Quindi io perché ora mi prendo forse l'onore, anche l'onere, di poter dire che posso insegnare? Perché ragazzi, io quando sono uscito come youtuber nel 2014 non potevo dire insegno trading, perché non avevo l'esperienza, non avevo gli strumenti adatti. Ragazzi, sono quasi passati 10 anni, cioè tra 2 anni saranno 10 anni, vedete? Cioè saranno 10 anni che ho iniziato a studiare trading, quindi voglio dire, non ho l'esperienza di Warren Buffett, però posso permettermi di insegnare qualcosa. E fino a mo' tutte le cose che ho insegnato a tutti i miei studenti hanno avuto ottimi risultati, ma non in tutti questi anni, ragazzi, perché nella maggior parte degli anni sono stato da solo, non sono stato seguito da nessuno, mentre tutti i ragazzi che io seguo, tutti questi anni che io ho buttato, tutti questi anni qui che vedete, per voi non sarà così, perché ho avuto studenti che in un mese o 2 mesi hanno fatto risultati assurdi come 5.000 euro, scaricheremo le interviste sicuramente, capite? Quindi voi ora mi vedete come Omega lo youtuber, però provatemi a guardare anche come Anthony il trader, che da 14 anni, quando nessuno lo sapeva, ha iniziato la sua scalata per poter arrivare oggi ad avere tot soldi, per poter fare quello che vuole, quando vuole, e addirittura arrivare ad avere l'arroganza, se si può chiamare così, di insegnare qualcosa. Pensateci bene, perché l'età giusta, ragazzi, è sicuramente adesso. Sicuramente farò altri video dove vi spiegherò altre cose, però in sostanza il mio percorso è stato questo. Nel 2020-2021 poi ho iniziato ad avere risultati, altri risultati abbastanza grandi, ho iniziato a togliere i video di sfizi, macchine, orologi, vestiti, tutte cose, chi mi segue su Instagram già lo sa. Quindi tutta questa pappardella che voi vedete ha avuto un percorso, non è che dite ho fatto lo youtuber dal 2014, ok, fino al 2021-22, fino al 2020, e nel 2022 soltanto me ne esco dicendo che sono un trader e mi assumo anche l'arroganza di poter iniziare. No ragazzi, assolutamente no, perché io in segreto è dal 2014 che ho iniziato, e chi mi segue dal 2016, quando ho iniziato, quando tutti scaricarono Instagram nel 2016-17, io mettevo già le storie, proprio a testimoniare che non è una cosa accampata così all'aria per vendere a qualcuno, come invece fanno molti youtuber, che YouTube non funzionava più e sono passati a fare i finti trader, o comunque a vendere prodotti che non portavano a niente. Tra l'altro ragazzi, io vi ricordo di seguirmi su Instagram, perché lì troverete tutti i feedback di studenti, le testimonianze e tutto quanto. Ovviamente questo, ragazzi, video è stato fatto per spiegarvi tutto il mio percorso e improntarvi al vostro di futuro, perché se veramente mi seguite prenderete anche voi il mio esempio, o se non con il trading, con qualsiasi altra cosa che vi potrà veramente aiutare. Diciamo che per questo video è tutto, sicuramente farò altri video dove spiegherò altre cose. In descrizione, ragazzi, ditemi, Anthony, potresti fare anche Omega? Cioè, io per voi rimango sempre Omega, ragazzi, non Omega non è morto, cioè sono sempre io. Scriviti Omega o Anthony, facci questo, facci vedere questo, spiegaci questo. E comunque vedrete anche altri video di tanti altri ragazzi che hanno avuto ottimi risultati. Direi che per questo è tutto, spero che il mio percorso vi sia piaciuto e noi ci sentiamo tutti quanti al prossimo video. Ciao!